Ciao amiche ed amici, volete sapere come fare una buonissima pizza integrale come questa? Ad alta digeribilità e cotta nel forno di casa, in un forno a legna o a gas? Seguite il video fino alla fine per scoprire come! Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. Nel corso degli ultimi mesi molti di voi mi hanno chiesto come fare la pizza con la farina integrale. L'ho fatta soltanto una volta e il risultato non è che sia stato un granché bello, perché il problema fondamentale è che durante la stesura questa pizza si strappava e perché il cornicione non era come quello di una pizza fatta con farina 00, e c'è un motivo, questo dipende dalla crusca. Quindi ho cercato di elaborare una ricetta che potesse porre rimedio a questo problema. Non faremo una pizza 100% integrale, perché fare una pizza 100% integrale significa fare praticamente un mattone. Quindi dovremo mescolare farina 00 con farina integrale nell'ordine del 70% farina 00 e 30% farina integrale. Ho poi sperimentato diversi tipi di idratazione ed ho trovato che quella al 70% sia la migliore per ottenere un risultato il più simile ad una pizza fatta interamente con farina 00. Prepariamo la pizza insieme. In questa tabella troverete tutte le quantità suddivise per numero di panetti che vorrete fare. Comincio quindi con l'aggiungere la farina 00, nel mio caso ho utilizzato una farina con il 12% di proteine, quindi intorno a un W240-260. Adesso vado ad aggiungere il 30% di farina integrale. Questo tipo di farina integrale ha una discreta quantità di crusca e quindi questo renderà la formazione della maglia glutinica un po' più difficoltosa. Vi farò vedere un trucco che servirà a rinforzare la farina. A meno che non abbiate proprio esigenze di mangiare un qualcosa di completamente integrale, andare ad aggiungere il 30% di farina integrale sul totale di farina dona comunque un colore e un sapore di tutto rispetto. L'acqua quindi è il 70% sul totale di farina. Ora andremo ad aggiungere solo la metà della farina che abbiamo pesato in precedenza. Quello che stiamo andando a fare non è altro che il processo di autolisi. È un processo attraverso il quale in qualche modo si riesce a rendere l'impasto più forte, lo si rende più elastico. Questo tipo di tecnica vi permette di ottenere degli ottimi risultati anche quando non avete a disposizione delle farine forti. Ed infatti nel mio caso ho utilizzato questa farina integrale che ha soltanto il 10% di proteine. Avremo un impasto un pochettino debole per le 24 ore. Mescolate fino a quando la farina è completamente sciolta nell'acqua, quindi deve rimanere abbastanza liquida, pastellata. Come vedete non ho aggiunto null'altro che farina nell'acqua, quindi non c'è lievito, non c'è sale, non c'è nulla. Eccolo pronto. Adesso questo composto riposerà scoperto per un'ora. Al termine dell'ora poi aggiungeremo il resto degli ingredienti, quindi lievito, sale e il resto della farina. Ci vediamo fra un'ora. Questo è il composto come si presenta dopo la prima fase dell'impasto. Come primo ingrediente andiamo ad aggiungere il lievito. Chi mi segue sa che preferisco il lievito madre. Il motivo per cui ho aggiunto il lievito madre per primo è che è più semplice scioglierlo in un composto che è già di per sé molto idratato. A questo punto è possibile andare ad aggiungere il resto della farina, diciamo nella misura del 50% della farina che è rimasta. Utilizzo la farina per andare ad asciugare l'idratazione del composto. Quindi metto la farina su e con il mio cucchiaio vado a spingere la farina sotto. In questo modo si asciugherà molto velocemente. Arrivati a questo punto si aggiunge il sale. Come vedete l'impasto è molto umido. E aggiungiamo ancora farina, la metà di quella rimasta. Il motivo per cui utilizzo la spatola è cercare di evitare di riscaldare l'impasto durante la lavorazione, quindi evito proprio il contatto con le mani. Andatevi a prendere la farina che sta sotto, che è tutta farina che utilizzeremo per asciugare l'impasto. Vedete già adesso come l'impasto sta prendendo forma. Andiamo ad aggiungere metà di quella rimasta e facciamo lo stesso tipo di movimento. Siamo quasi giunti al momento della verità. Eccolo qua. Adesso proviamo a lavorarlo a mano. Bisogna essere molto ma molto veloci, perché più si è veloci e meno si rischia di far attaccare l'impasto sulle mani. Al tatto l'impasto è molto granuloso, si sente proprio la crusca. Certo, poi avere una farina integrale con il 10% di proteine non aiuta tantissimo a livello di assorbimento di liquidi, quindi sicuramente avrà bisogno di qualche passaggio per asciugarsi ed essere poi più gestibile. Adesso sto facendo le mie solite pieghe. Utilizzo
il pollice per fare questa sorta di forma di gnocco. Ovviamente, se non riuscite a maneggiare bene l'impasto, potete bagnarvi le mani con la farina, ma cercate di non aggiungere ulteriore farina all'impasto. Ecco qua, lasceremo riposare l'impasto per 20 minuti coperto da uno strofinaccio bagnato. A dopo! Sono passati i primi 20 minuti e vediamo come si presenta l'impasto. Più compatto ed è sicuramente più semplice da maneggiare, vedete, non si attacca più alle dita e anche la tenuta della maglia glutinica sembra di buon livello. Sono molto contento. La risposta dell'impasto è davvero piacevole. Non si strappa e nonostante l'alta idratazione risponde molto molto bene. Rispetto a prima, l'impasto adesso è più liscio, ovviamente tenuto conto della presenza della crusca, però in sé come impasto è già di ottimo livello. Lo facciamo riposare per ulteriori 10 minuti. Buonanotte! Questa fase, che in realtà è l'ultima, lo lasceremo riposare come massa e poi 5 ore prima di stendere e di cuocere l'impasto per fare la pizza faremo lo staglio e la pirlatura dei panetti. E adesso vedremo insieme come è diventato. C'è anche una bollicina. Adesso quindi bisognerà fare lo staglio, porzionare l'impasto per poi fare i panetti. Questa cosa con gli impasti integrali non succede, bisogna fare anzi molta attenzione. Pesiamo i panetti. Stringere il panetto in modo tale da far sì che sia bello teso. Ecco qua. Partiamo con la stesura e questo sarà veramente il momento della verità. Perfetta, eh? Ragazzi, questo impasto veramente spacca. Speriamo che non si spacchi, però. Ovviamente tendo a maneggiarlo con cura perché non so come reagirà. Questa è una dimensione che va bene, entrambe le mie mani entrano nella pizza. Io cerco di esagerare e faccio un po' di schiaffo. Aggiungo del pomodoro. Vi avviso, non ho purtroppo basilico. Da quando c'è stata la quarantena qui in Irlanda ho avuto difficoltà a trovare basilico fresco. Adesso aggiungiamo il filo d'olio. Allarghiamo adesso sulla pala. Siete pronti? Andiamo, dai! E già vedo che il cornicione si sta gonfiando. Già vedo il cornicione, guardate, guardate. È pronta! Non potevo non fare la stessa pizza col metodo combo, perché altrimenti voi mi dite vabbè, il forno non ce l'ho. E invece vi dimostro che la pizza può venire benissimo anche nel forno di casa. Ecco qua! E quindi faremo una cosacca. Semplice semplice. È pronta! Ed ora la leggendaria prova dell'assaggio. Mamma mia, mamma mia! Guardate qua, guardate qua. Integrale, 70% di idratazione. È arrivato il momento della pizza fatta col metodo combo. Leggermente più rigida rispetto a quella che abbiamo visto prima, fatta con il forno per pizza ardore. Si sente proprio, la rende più gustosa, un non so che di contadino.
qua rischio di finirla. Pollice su se vi è piaciuto il video, lasciate un bel commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questa pizza e soprattutto che video volete vedere le prossime settimane. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campana e tutte le notifiche per ricevere una notifica tutte le volte che caricherò un video. Seguitemi su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga e sul mio canale Telegram mi trovate come Gigio Pizza oppure cliccate su t.me/GigioPizza. Poi c'è il mio corso di pizza su Udemy, The Art of Pizza Making, è un corso in inglese. Che cosa dirvi? A parte trasmettervi la mia soddisfazione per aver fatto questa pizza, ciao e alla prossima! We want to eat pizza! The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza.